Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì, oggi è lunedì 5 di aprile del 2021 e abbiamo il privilegio di continuare a leggere la parola del Signore. Noi siamo insieme con la certezza che il Signore ascolterà la nostra voce, ma soprattutto noi vogliamo essere pronti per ascoltare la voce di Dio che parla a noi attraverso la rivelazione specifica che è la sua parola. Questa parola inerrante, questa parola ispirata dallo Spirito Santo, questa parola infallibile. Noi stiamo leggendo l'intera Bibbia, però noi giorno per giorno, naturalmente un pezzettino alla volta, stiamo leggendo i libri della parola di Dio. Abbiamo già letto Genesi, Esodo, Levitico e adesso siamo nel libro dei Numeri. Dopo andiamo anche a Deuteronomio e così via, quindi leggendo tutta la parola del Signore. Durante questa giornata noi leggeremo il libro dei Numeri, capitolo 7. È un capitolo lungo, molto importante, quando il popolo ha portato le offerte da essere consacrate al Signore. Quindi ascoltiamo noi tutti con grande attenzione la parola del Signore. Prima ancora di leggere la parola, vorrei anche invitarti a pregare con me tutti i giorni dalle 7 su Alba Nuova. Alba Nuova è un tempo di preghiera quando noi preghiamo al Signore tutti i giorni dalle 7 del mattino, sempre su questo canale di Nicodemo Fabiano su YouTube o anche nella piattaforma di YouTube, di Facebook, dove puoi partecipare con me. Quindi vieni a pregare, se hai una richiesta di preghiera non esitare a mandarmela al 340-237-9339. Noi parleremo con il Signore attraverso la preghiera e il Signore continuerà a parlare con noi attraverso la sua parola. Dunque leggiamo insieme la parola del Signore. Noi andiamo questa mattina, in questa occasione del 5, noi leggeremo Numeri capitolo 7, la parola del nostro Signore che parla a noi perché noi possiamo ascoltare questa parola, dice così, la parola di Dio. Il giorno in cui Mosè ebbe finito di erigere il tabernacolo, lo unse e lo consacrò con tutti i suoi arredi, poi eretto l'altare, lo unse e lo consacrò con tutti i suoi utensili. Allora i capi di Israele, i primi delle case dei loro padri, che erano i capi delle tribù e che avevano presieduto al censimento, presentarono un'offerta e la portarono davanti al Signore, 6 carri coperti e 12 bue, vale a dire un carro ogni 2 capi e un bue per ogni capo, e li offrirono davanti al tabernacolo. Il Signore disse a Mosè: prendi da loro queste offerte per impegnarli al servizio della tenda di convegno e dalli ai Leviti, a ciascuno secondo il suo incarico. Mosè prese dunque i carri e i bue e li diede ai Leviti. Diede 2 carri e 4 bue ai figli di Gerson, secondo i loro incarichi. Diede 4 carri e 8 bue ai figli di Merari, secondo i loro incarichi, sotto la sorveglianza di Itamar, figlio del sacerdote Aarone. Ma ai figli di Keat non diede nulla, perché avevano l'incarico degli oggetti sacri e dovevano portarli sulle spalle. I capi presentarono la loro offerta per la dedicazione dell'altare il giorno in cui esso fu unto e la presentarono davanti all'altare. Il Signore disse a Mosè: i capi presenteranno la loro offerta uno per giorno per la dedicazione dell'altare. Colui che presentò la sua offerta il primo giorno fu Nason, figlio di Amminadab, della tribù di Giuda. E la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una bacinella d'argento di 70 sicli, secondo il ciclo del santuario, tutte e due piene di fior di farina intrisa d'olio per l'oblazione, una coppa d'oro e 10 sicli piena d'incenso, un toro, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato.
e per il sacrificio di riconoscenza, 2 bue, 5 montoni, 5 capri, 5 agnelli dell'anno, tale fu l'offerta di Nazon, figlio di Amminadab. Il secondo giorno, Natanael, figlio di Suar, capo di Issacar, presentò la sua offerta. Offrì un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una bacinella d'argento di 70 sicli, secondo il ciclo del santuario, tutte e due piene di fior di farina intrisa d'olio per l'oblazione. Una coppa d'oro e 10 sicli di incenso. Un toro, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di riconoscenza, 2 bue, 5 montoni, 5 capri, 5 agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Natanael, figlio di Suar. Il terzo giorno fu Eliab, figlio di Chelon, capo dei figli di Zabulon. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una bacinella d'argento di 70 sicli, secondo il ciclo del santuario, tutte e due piene di fior di farina intrisa d'olio per l'oblazione. Una coppa d'oro di 10 sicli piena di incenso, un toro, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato. E per il sacrificio di riconoscenza, 2 bue, 5 montoni, 5 capri, 5 agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Eliab, figlio di Chelon. Il quarto giorno fu Elisur, figlio di Sedeur, capo dei figli di Ruben. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una bacinella d'argento di 70 sicli, secondo il ciclo del santuario, tutte e due piene di fior di farina intrisa d'olio per l'oblazione. Una coppa d'oro di 10 sicli piena di incenso, un toro, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato. E per il sacrificio di riconoscenza, 2 bue, 5 montoni, 5 capri, 5 agnelli dell'anno, tale fu l'offerta di Elisur, figlio di Sedeur. Il quinto giorno fu Selumiel, figlio di Surisadai, capo dei figli di Simeone. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una bacinella d'argento di 70 sicli, secondo il ciclo del santuario, tutte e due piene di fior di farina, intrisa d'olio per l'oblazione. Una coppa d'oro di 10 sicli piena di incenso, un toro, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto. Un capro per il sacrificio per il peccato. E per il sacrificio di riconoscenza, 2 bue, 5 montoni, 5 capri, 5 agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Selumiel, figlio di Surisadai. Il sesto giorno fu Eliasaf, figlio di Deuel, capo dei figli di Gad. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una bacinella d'argento di 70 sicli, secondo il ciclo del santuario, tutte e due piene di fior di farina, tutte e due piene del fior di farina intrisa d'olio per l'oblazione. Una coppa d'oro di 10 sicli piena di incenso, un toro, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato. E per il sacrificio di riconoscenza, 2 bue, 5 montoni, 5 capri, 5 agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Eliasaf, figlio di Deuel. Il settimo giorno fu Elisama, figlio di Amiud, capo dei figli di Efraim. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una bacinella d'argento di 70 sicli, secondo il ciclo del santuario, tutte e due piene di fior di farina intrisa d'olio per l'oblazione. Una coppa d'oro di 10 sicli piena di incenso, un toro, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato. E per il sacrificio di riconoscenza, 2 bue, 5 montoni, 5 capri, 5 agnelli dell'anno, tale fu l'offerta di Elisama, figlio di Amiud. L'ottavo giorno fu Gamaliel, figlio di Pedasur, capo dei figli di Manasse. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una bacinella d'argento di 70 sicli, secondo il ciclo del santuario, tutte e due piene di fior di farina intrisa d'olio per l'oblazione.
una coppa d'oro di 10 sicli piena di incenso, un toro, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato. E per il sacrificio di riconoscenza, 2 bue, 5 montoni, 5 capri, 5 agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Gamaliel, figlio di Pedasur. Il nono giorno fu Abidan, figlio di Gideone, capo dei figli di Beniamino. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una bacinella d'argento di 70 sicli, secondo il ciclo del santuario, tutte e due piene di fior di farina in trisa d'olio per l'oblazione. Una coppa d'oro di 10 sicli piena di incenso, un toro, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di riconoscenza 2 bue, 5 montoni, 5 capri, 5 agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Abidan, figlio di Gideone. Il decimo giorno fu Ahiezer, figlio di Amisadai, capo dei figli di Dan. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una bacinella d'argento di 70 sicli, secondo il ciclo del santuario, tutte e due piene di fior di farina in trisa d'olio per l'oblazione. Una coppa d'oro di 10 sicli piena di incenso, un toro, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto. Un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di riconoscenza 2 bue, 5 montoni, 5 capri, 5 agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Ahiezer, figlio di Amisadai. L'undicesimo giorno fu Pagiel, figlio di Ocran, capo dei figli di Asher. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una bacinella d'argento di 70 sicli, secondo il ciclo del santuario, tutte e due piene di fior di farina in trisa d'olio per l'oblazione. La sua coppa d'oro, una coppa d'oro di 10 sicli piena di incenso, un toro, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di riconoscenza 2 bue, 5 montoni, 5 capri, 5 agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Pagiel, figlio di Ocran. Il dodicesimo giorno fu Ahira, figlio di Enan, capo dei figli di Neftali. La sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una bacinella d'argento di 70 sicli, secondo il ciclo del santuario, tutte e due piene di fior di farina in trisa d'olio per l'oblazione. Una coppa d'oro di 10 sicli piena di incenso, un toro, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato. E per il sacrificio di riconoscenza, 2 bue, 5 montoni, 5 capri, 5 agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Ahira, figlio di Enan. Questi furono i doni per la dedicazione dell'altare da parte dei capi di Israele, il giorno in cui esso fu unto: 12 piatti d'argento, 12 bacinelle d'argento, 12 coppe d'oro. Ogni piatto d'argento pesava 130 sicli e ogni bacinella d'argento 70. Il totale dell'argento dei vasi fu 2.400 sicli, secondo il ciclo del santuario. 12 coppe d'oro piene di incenso e le quali a 10 sicli per coppa, secondo il ciclo del santuario, diedero per loro delle coppe un totale di 120 sicli. Totale del bestiame per l'olocausto, 12 tori, 12 montoni, 12 agnelli dell'anno con le oblazioni ordinarie e 12 capri per il sacrificio per il peccato. Totale del bestiame per il sacrificio di riconoscenza, 24 tori, 60 montoni, 60 capri, 60 agnelli dell'anno. Tali furono i doni per la dedicazione dell'altare dopo che esso fu unto. E quando Mosè entrava nella tenda di convegno per parlare con il Signore, udiva la voce che gli parlava dall'alto del propiziatorio, che è sull'arca della testimonianza fra i due cherubini, e il Signore gli parlava. Parola del nostro Signore. Quindi noi ringraziamo Dio per la sua parola, per la dedicazione che il popolo di Israele allora ha fatto
per il tabernacolo, per la consacrazione dell'altare. E noi sappiamo che la nostra vita oggi bisogna essere consacrata al Signore. Non dobbiamo più fare dei sacrifici, non dobbiamo più versare sangue, ma dobbiamo santificare la nostra vita, perché Dio è santo e vuole che la nostra vita sia consacrata, separata, santificata a Lui. Io ti aspetto anche domani, quando noi continueremo la lettura della parola di Dio. Nel frattempo io ti do un forte abbraccio, un santo bacio, che durante questa settimana la parola del Signore possa parlare alla tua vita, perché questo è Leggiamo la Bibbia Insieme.